Fabio, perché il piano B di Serie A? Vedi Davide, la sensazione è che a volte vengano proposti dei piani di trattamento che fondamentalmente soddisfano il nostro narcisismo professionale. Ci sono molte situazioni in cui, per motivazioni di tipo economico o legate alla salute del paziente o di disagio sociale, come tu sai bene, è necessario pensare invece a dei trattamenti alternativi. Hai ragione Fabio, infatti qui a San Paterniano abbiamo quotidianamente la necessità di dover rispondere a problemi legati alla trascuratezza della salute del proprio cavo orale di ragazzi giovani che per il loro passato di emarginati si ritrovano ad avere problemi di deficit masticatorio e deficit relazionale, a cui quotidianamente ci dobbiamo imporre un piano di trattamento sostenibile. Certo Davide, la centralità del paziente è ciò che ci deve sempre ispirare, ma non dobbiamo mai perdere di vista che le nostre terapie, i nostri piani di trattamento devono essere improntati a principi di estrema qualità anche dal punto di vista dell'utilizzo dei materiali. Roberto, cosa puoi dire dal punto di vista odontotecnico a questo riguardo? Sì Fabio, hai perfettamente ragione, perché anche per noi tecnici oggi in laboratorio sono cambiate molte cose. Le nuove tecnologie, i nuovi materiali ci permettono di abbassare drasticamente i tempi operativi e mantenendo comunque una qualità elevata. Però dal punto di vista clinico, tu Fabio, cosa ne pensi? A livello clinico io penso che se proprio lo vuoi sapere dovrai venire il 28 marzo a San Paterniano dove l'IOP parlerà di queste cose. Allora ci vediamo. Il 28 marzo. A San Paterniano. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo.